Ma non è proprio ora, non è quello che è il problema, l'età. E cosa sta dicendo? Ma forse perché io soccorro? Non è vero che soccorro. E mi busco la vita a cerco di guadagnarmi che la fossi di Nana Gandì. Però secondo me io sono onesta. Questo lo so, la tua serietà e onestà. Ma ti rendi conto con chi vorresti imparentarti? Federico, mio figlio, ha alle spalle una famiglia, non voglio dire nobile, ma quasi. Ora che il fratello Carlo è diventato sindaco, vorrà perorare per me presso tua maestà un titolo nobiliare a cui io tengo tanto. E una come te, scusa ma non lo devo dire, che porta il cognome della mamma perché non sa chi sia il padre. Mio padre? Ma Don Tomé, veramente, mio padre è morto prima che io nascessi. È chiaro che non porto il cognome di mio padre. Sì, sì, questa è una cosa che ti ha raccontato tua madre, ma le cose stanno diversamente. Diversamente? Sì. E allora mo me l'avete detto. Mo mi dovete dire tutte le cose come stanno. Ma no, non è il caso di stare a spulciare, a spettacolare su faccende ormai trapassate. Ma ti devi rendere conto che un matrimonio con mio figlio sarebbe per la mia famiglia, mi dispiace dirtelo ma sono costretto, sarebbe un disonore. E potrebbe anche compromettere quel titolo nobiliare a cui aspiro tanto. Ah, ma sta cosa Federico la sa? È d'accordo pure lui de sta cosa? No, no, Federico non lo sa. Anzi, ieri abbiamo avuto un alterco. Ti ha minacciato di abbandonare casa mia pur di sposarti. Ma io devo dirti un'altra cosa. Federico è volubile. Per ora ti sta appresso, ti sta secondando. Ma non vorrei domani che si stanca e ti lascia in mezzo alla strada. Tu lo sai quante ragazze sono passate per questa cantina? Lo so. Quando me le conosco tutte quante che le sto passate per questa cantina. Ma che? Erano tutte mala femmine. No! È Federico che l'ha fatta diventare le femmine. Perciò stavi a sentire. Io ho pensato per te una buona sistemazione presso un mio vecchio amico, un gran signore a Mola. C'è un palazzo di casa, c'è al mare. Ora Poretto che gli è morta la moglie, senza figli. Se tu acconsenti, lì potresti fare la signora, stare bene. Ecco, voglio darti anche dei soldi, così ti puoi comprare vestiti e scarpe nuove, Secondo me, ma che state dicendo? Che state dicendo? Io i soldi da voi non li accetto, perché io l'elemosina non la voglio né da voi e né da nessuno. Grazie per te. Anche tu farai una brutta fine, purtroppo. Papà, che è che deve fare una brutta fine? No, dicevo così per convincere con la ragazza che un lavoro come questo, in un posto come questo, non è fatto per una brava figliola. E il paese, quelle che fanno questo mestiere, questo lavoro, non sono ben viste. Papà, ma a me che mi importa di quello che vedi in paese? L'importante è che vedo bene io e questo mi basta. Io lo dicevo per il tuo bene, per quello della famiglia. Io gli avevo proposto una buona sistemazione presso un mio vecchio amico a Mola. Lì potrebbe star bene e anche istruirsi un po'. E poi se a te non passa questa infatuazione e lei sarà ancora d'accordo. Sì, li conosco i tuoi amici, vecchi porci. Papà, non ti permettere più di parlare così con Teresa. Teresa sta bene qui con me e te l'ho già detto che la voglio sposare e la sposerò con o senza il tuo consenso. Lo dicevo per il bene tuo e quello della famiglia. E se insisti sarò costretto a prendere seri provvedimenti. Ma guarda un po', in che situazione mi devo trovare. Buonasera, Don Tomé. Ehi, Immacolata, buonasera. Senti, fermati un po', ti devo parlare. Capito proprio al momento opportuno. Sì, sì, senti un po'. E come me la dici? Ti devo dire una cosa importante, ti devo parlare di tua figlia. Di Teresa? Di Teresa. Ma forse non si comporta bene a Calacantina. E che ha fatto? Scusatela, sa. Ma che l'hai fatta così? È un po' troppo esponente. Sì, me ne sono accorto. Ma come ho detto già a Federico, non è questo il posto buono per una brava ragazza. Sotto l'occhio degli occhi di tanti uomini che vengono qua a bere e si ubriacano e spesso escono anche fuori del seminato. Ma se è perché che la firma è capace di metterli a posto? Sì, me ne sono accorto che è molto decisa e determinata. Ma se ci fosse un'altra opportunità? Come sarebbe a dire? Che la firma sul lavoro alla cantina gli piace assai. Sapessi com'è contento.
La mattina non vedo l'ora di venire. Io la verità pure ce l'ha giudito che sul lavoro non era adatto per una guagliona. Ma essa si è incapunita e è voluta per forza venire a fargli a casa. E poi dice che lo fidosto la tratta troppo buono. Quando sta a casa sta sempre a parlare di Federico. E Federico qua, Federico là. Pare che ci sta qualche cosa. Ma che c'è da sta Immacolata? Che ci può stare? Rendene conto tu e far ragionare anche tua figlia. Quella si è messa strana idea per la testa. Per ora anche Federico la seconda. Ma poi si stanca, non vorrei che prenda una brutta delusione lei e anche tu, che sembra che hai dimenticato quelle esperienze non troppo belle che hai avuto in passato. No, no, e ricordati dell'aiuto che ti ho dato a sto tempo, eh! Ma chi se lo scorderà mai dentro me? Lascia chi se lo scorderà mai? Va bene, allora se non ti dimentichi il mio essere conoscente, ora mi devi aiutare a risolvere questo problema che componenti i nostri figli. Ditemi tutto quello che già fa, che io faccio tutto quello che posso fare. Figlio, ma è tutto per me. E io piessi, dongo pure la vita. Va bene. E allora anch'io voglio aiutarla per il meglio. Le ho proposto una sistemazione presso il mio vecchio amico, un gran signore a muovere, c'è una casa bella vicino al mare. Lì potrebbe star bene, istruirsi pure. E potrebbe certamente diventare una signora. Ah, e questa è... Sarebbe una fortuna per te, per lei e pure per te poi, eh? Questa sarebbe veramente una gran fortuna. Ma ce l'avete detto? Ma non mi ha detto niente. Ma ci ho detto, ci ho accennato poco fa. Anzi, volevo darle anche dei soldi, così se lei acconsente si può comprare dei vestiti nuovi, dei scarpe, così si presenta bene. Ed è bene, pure ben accetta. Dai, lascia il tuo. Grazie, grazie. Sarebbe una gran fortuna per me e per figlio, ma mo cerco di convincerla io. Non basta ringraziarvi. No, no, sono io a ringraziare te. E se riesci a portar via tua figlia da questa cantina, questo colalocalaccio, che ne sono grato per sempre, quella sarebbe una buona occasione. Potrebbe anche istruirsi e diventare davvero una signora. È vero, che questa è una grazia che il signore ci manda e noi non abbiamo saputo approfittare. Brava, questo devi dire a tuo figlio per convincere, perché se loro si destardiscono a volersi sposare, saremo costretti a dire loro la verità. No, no, non sia mai, sa, faccio tutto, ci penso io. La cerco di convincerla a ogni costo, secondo me. Grazie, bravo, non posso ringraziare. Questo, grazie di tutto. No, questo dire a tua figlia, sono sicuro che ci riuscirà. Sì. Vai, vai. Grazie, grazie. Arrivederci, arrivederci. Arrivederci, mi raccomando. Lì tengo un problema troppo. Teresina, dimmi, che è successo? Lucia, è successo qualcosa? È successo, è successo. E raccontami, sentami, dimmi. Ma a casa mia, no? Sentite qualche cosa che qualcuno ha fatto mio di Federico? Beh sì, proprio ieri se ne è parlato. E che stai dicendo? Fammi sapere. Veramente? Io ero in cucina e ho sentito papà e Federico che discutevano dentro allo studio di papà. All'inizio parlavano sottovoce e non ho potuto capire bene quello che si dicevano, però dopo ad un certo punto hanno iniziato ad alzare la voce. Teresina, certi allucchi. Alluccavano proprio. Ma il nome mio li hai sentiti? Cioè parlavano da me o alluccavano a così? Ma in realtà il nome tuo io non l'ho sentito nominare. Però a un certo punto, questo l'ho sentito forte e chiaro, papà ha detto a Federico: quella guagliona non è fatta per te, lo capisci o no? Ma perché però non hanno detto, perché io non ti ho fatto capire? No, io questo non l'ho capito, però a un certo punto ho sentito dire Federico che gli rispondeva: non è fatta per me, e perché? Papà, quella disonora la famiglia. Io disonoro la famiglia? Ma perché disonora la famiglia? L'hanno detto o no? No, io non l'ho capito, però Federico a un certo punto ha chiamato in causa anche me. Ah, te l'ha sentita? Visto che si fa sentire, ti ha chiamato?
No, cioè mi ha chiamato in causa nel senso che quando papà gli ha detto che lui disonorava la famiglia, gli ha risposto: ah, io disonoro la famiglia? E Lucia allora? Cioè si riferiva a me. A te? Già. Perché tu che hai fatto? Ma come? Non lo sai? No. È successo una decina d'anni fa. Ah, e fammi sentire. E forse tu eri troppo piccola per ricordare. Aspetta, dai, fammi sentire. Dia, però, oi, fa sapere perché non sa mai chi si mi chiama, ma già i denti. Fa sentire, allora. Teresina, io te lo racconto, però mi raccomando, perché all'epoca fu uno scandalo. E proprio perché papà in paese è quello che è, nessuno ne ha più parlato e si è messo tutto a tacere. Oggi capito. Senti a me, però mo, Stefani, pure sa la curiosità. Vabbè, te lo dico. Tu conosci mio marito, Enrico Perpetua? Come no? Tu devi sapere che lui, anche da ragazzo, mi faceva la corte, mi veniva dietro, ma io lo tenevo lontano perché lui, un povero pastorello, io di famiglia agiata, sapevo che mio padre, più che mia madre, non avrebbero mai acconsentito che io mi fidanzassi con lui. Però io, nel mio cuore, ero innamorata di lui e non riuscivo a tenerlo lontano. Così, un giorno, lui approfittò che io ero su alla tenuta che abbiamo a Ciriano e che mio padre con i suoi amici, anche il padre, erano andati a caccia. Venne. Io, Teresina, non seppi resistergli. Teresina, io poi, da quell'incontro, rimasi incinta. È stato il finimondo, una tragedia. Mamma mia. Ma poi lui escogitò tutto il suo disegno per mettere a posto le cose. Fece diventare il papà di Enrico proprietario di terre. Certo. E come ha fatto a fare le terre? Gli comprò lui le terre, gliele intestò fittiziamente, no? Naturalmente tu sai che mio fratello è notaio. Poi mi ha fatto sposare con Enrico e ha costretto suo padre ad intestarmi le terre che lui precedentemente gli aveva comprato. E così ha messo tutto a posto. Però ci stanno fatti a me, Luci, chi mi aiuta? Tu mo frate, tu notare, ha fatto tutte queste cose. Anche se poco fa è passato padre. Ah sì? E che ti ha detto? E mi ha fatto una proposta. Mi ha detto che a Mola ci sta un amico sia che è vedovo, sta sull'usura, non sa che per un palazzotto, è proprio vicino di un mare, mi sa che sarà. E ha detto che mo volla. Ha detto che mi dà pure un po' di soldi, mi fa diventare una signora. Vita già dice la verità, dici, a che titolo avessi a star là, non ha già tanto capito. Però, quasi quasi, tu fatto un po' come sta cosa. Ascolta me, accetta, ma che aspetti? Tanto questi vecchi, ma quanto devono campare? L'importante è che Federico ti aspetta, eh? Luci, chiedi una dote che i vecchi campano pure. Però, io comunque, se ti dici, ci posso pure parlare. Brava. Anzi, te dirò, Luci, tu mi hai aperto proprio la mente. Perché poi mi hai proprio spalancato una cosa in capo che mi hai. Brava, Teresina, parlaci tu, che poi cerco di convincerlo anch'io. Dai, non ti preoccupare. Luci, se mi fai sto piacere, guarda, pure perché. Se Dio vuoi, io e te ti mando. Ma certo, certo, lo diventeremo cognati prima o poi. E se Dio lo vuoi. Ma senti, Teresina, intanto aiutati, che il Dio ti aiuta. Stai bene, Teresina,
cittadini triulesi, accorrete tutti in piazza Sant'Andrea. Il sindaco cavaliere notaro avvocato Don Carlo Filosa deve fare a tutti importanti comunicazioni. Non mancate, accorrete tutti, femmine, uomini, vecchie, guaglione, sposate, maritate e anche insurate. Don Carlo è con noi, ci difende e ci protegge con la forza e con la legge. Accorrete, non dormete, se no i maranolesi si pigliano il paese. Ascoltate, meditate le parole ben pensate degli sindaco nostro Gagliardo e Tosto. Ecco a voi, con tanta, tanta gioia, il nostro sindaco Carlo Filosa. Bravo! O cittadini ciliesi, vi ringrazio dell'accoglienza, ma la mia pazienza è giunta all'insolvenza. Ho deciso, ci dobbiamo separare. Con Maranola non c'è che fare. Quello che io dico è sempre ostacolato, quindi ci ho ben pensato. Facciamo subito una secessione, ma senza alcuna ribellione. Ci danno quello che ci spetta e ci separiamo in fretta. Parola mia, ci riprendiamo l'autonomia. La proposta è stata già avanzata e dalla sottoprefettura approvata. A Trivio vanno le terre, Boscone, Casolla, Santa Croce, circuito. Rispetto a antiche tradizioni fa anche un certo piacere, perché la disputa che esiste e che è stata dimostrata in questa rappresentazione sembra una disputa che noi viviamo politicamente tutti i giorni in altre sedi. Però facevo una nota simpatica, dove la competizione penso che sia sana, quando è sana e pulita io penso sia una cosa giusta. Complimenti a voi. E poi un'ultima cosa, ma c'era del vino vero? Sì, sì, sì. Complimenti. Buonasera a tutti, grazie. Grazie Presidente, e noi siamo stati contenti che questo centro commerciale naturale ci ha invitato, però purtroppo ecco, la gente è tanta, è rimasta in piedi, forse la prossima occasione dovremmo accogliere meglio. Grazie di nuovo. E c'era Bruno che voleva dire qualcosa. Innanzitutto voglio presentare Francesco Capodiferro, e purtroppo è troppo piccolo, non si è visto. E poi il modesto, sempre modesto, nostro autore e regista Antonio Forte. Grazie, grazie a tutti voi, sono stati bravi, sono stati impegnati e avete detto alla prossima occasione.